la moglie di Biazzi Tommaso, colui che ha subito un incidente a Nola quando usciva dal lavoro. Beh, io ringrazio questa fabbrica per tutto quello che mi ha dato, soprattutto perché ha richiamato mio marito al lavoro, soprattutto perché non gli hanno dato mai considerazione e soprattutto perché vedo tutti i giorni soffrire delle famiglie a Pomigliano, vedo soffrire il territorio. Beh, io gli voglio dire una cosa, che noi come donne a fianco dei nostri mariti siamo soltanto all'inizio, saremo il vostro incubo, la vostra sfida del fianco. Ricordate a voi che poi arriverete al punto da dire erano meglio che non scendevano il femmine in campo. Le donne quando scendono è perché sono arrabbiate, perché stanno all'esasperazione. Sappiamo noi cosa significa vivere in queste condizioni. Voi mi guardate, qualcuno pure schifato. Spero di non trovarti, che tu non ti trovi mai nella nostra stessa condizione. Poi ti faccio vedere cosa sei capace di fare. Un leone quando è ferito e non ha cibo è capace di fare tutto. Ricordate che una leonessa è ancora più feroce. Comitato mogli, proprio perché sono due anni che non abbiamo più una tredicesima, proprio perché i nostri mariti sono due anni che ormai non lavorano più, siamo venuti qui a ringraziare Marchionne per questa vita di stenti che ci fa fare, perché comunque rischiamo il posto di lavoro, quindi era giusto ringraziarlo. Siamo venuti qui a portare questo regalo. In effetti sono tutti gli assegni che la Fiat, gli Agnelli, Marchionne hanno preso, tutti i soldi che hanno preso dallo Stato. Siamo venuti a portare loro le fotocopie di tutti gli assegni che sono stati dati a Romiti, a tutti, ripeto, agli Agnelli negli anni precedenti.